Le novità di Venditalia 2016 continuano. Continuano con l'apparecchiatura che è alla mia sinistra, che sarà descritta tra pochissimo da un gradito ritorno dinanzi alle telecamere di VendingTV.it, Stefano Contin, responsabile commerciale della Adimac. Corretto. Bentornato. Grazie mille a voi. Quest'anno presentiamo questa grandissima novità, a detta di molti operatori è veramente una bomba di macchina. Abbiamo questa 12 spirali divise in due, quindi 6+6, che realmente è una vera novità sul mercato. Perché? Perché ad oggi non esisteva un distributore 12 spirali, però diviso con due cassetti 6+6 spazi. Quindi ecco la grande novità: facilità nel caricamento per l'operatore, che non deve più estrarre un cassetto pesantissimo con le bottiglie, che alla fine andranno ad avere un peso veramente elevato, ma dividendolo in due è molto più pratico, semplice e veloce soprattutto da caricare. Ecco, io nel frattempo vorrei lasciare campo alla telecamera proprio per mostrare in primo piano quali sono le caratteristiche e i benefici per il consumatore finale, ma anche per l'operatore che deve andare a rifornire e o intervenire tecnicamente su questo distributore. Sicuramente. Prima di tutto, come sempre, ci contraddistingue il fatto che la macchina è interamente realizzata in acciaio inox sulla parte frontale e sul basamento, quindi nessun problema di ruggine, anche impostazioni di vending pubblico. Poi ascensore che vi permette di erogare prodotti fragili o comunque bottiglie anche dall'alto senza avere quelle classiche problematiche. Display da 7 pollici, introduzione moneta antivandalico e una reazione diversificata dalla parte destra e sinistra proprio per poter creare due vani completamente separati, uno magari dedicato alle bibite e uno dedicato agli snack. Questa è un'altra ulteriore novità. Poi facciamo vedere magari Fabio. Sì, sì, esatto. Allora, fai per far muovere questo ascensore. Facciamo una selezione e simuliamo una vendita. Facciamo in modo che. Andiamo a vedere subito l'ascensore, eccolo qua. Ecco qui. Questo è l'ascensore, sì, che sale al piano. Preleva il prodotto ed eccolo qua che scende. Puoi raccoglierlo, puoi raccoglierlo. Ecco qui. Mostriamolo. È un più gusto San Carlo che non si è sbriciolata nel frattempo, è rimasta integra perché c'era poca gravità tra il luogo di caduta e quello di raccolta, e dunque questo è uno dei benefici di questa macchina. Ce ne sono altri? Assolutamente sì. Un'altra cosa fantastica è il fatto che la reazione viene presa dalla parte frontale e l'aria cade viene espulsa sempre dalla parte frontale, quindi questo distributore, che ricordo va a più 3 gradi, può essere posizionato proprio appoggiato alla parete posteriore. Quindi ecco che andiamo a salvare lo spazio dove realmente non ne abbiamo, quindi nei corridoi stretti eccetera, anche se le dimensioni non è che sono così piccole di questo distributore. E diciamo un'altra novità ancora è il fatto che per estrarre il gruppo frigo nel caso di manutenzione ordinaria, speriamo mai speciale o straordinaria, posso aprire il vano inferiore a bandiera. Qui non devo più utilizzare strumenti, cacciaviti o quant'altro, ma semplicemente aprendo la porta apro la parte inferiore a bandiera ed estraggo il mio gruppo frigo. Molto semplice, nessuno strumento, tempo di impiego realmente 30 secondi. Queste in breve le caratteristiche di questa novità presentata a Venditalia 2016 da Adimac, ma ricordiamo che Adimac, che opera nel settore del vending da oltre 20 anni, è anche e soprattutto produzione di materiale in acciaio. Ricordiamo soprattutto che loro fanno tanti altri tipi di distributori e dunque se volete saperne di più andate sul loro sito che è www.adimac.it e in questo caso potrete contattare Stefano Contin scrivendo direttamente a info@adimac.it.
siamo stati perfetti. Tempi brevi, precisi, non hanno cambiato canale, non hanno cambiato video, non hanno cambiato pagina web, e tu naturalmente sei riuscito a spiegare in modo perfetto quelle che sono le principali caratteristiche di questo distributore, che è davvero innovativo. Complimenti, complimenti davvero. Saluta gli amici di BennyTV.it. Ciao a tutti, venite a trovarci. E io nel frattempo, beh, più che venite a trovarci, scriveteci. E io nel frattempo, amici, continuo per presentarvi altre novità, prelevando forzosamente come pegno una patatina più gusto San Carlo, anche per poterci rinfocillare tra un'intervista e l'altra insieme al cameraman. Fabio Russo per VendingTV.it, qui allo stand di Adimac con Stefano Contini. Grazie a tutti, grazie.